Sara Di Rado, presidente di Donnè, da quanto tempo è presente questa associazione e soprattutto come opera e come è strutturata? L'associazione Donnè nasce nel 2012, quindi l'anno prossimo insomma faremo cifra tonda, compieremo 10 anni. Sì, esattamente. E siamo nate qui ad Ortona proprio dalla volontà di quattro donne, quattro professioniste che già si occupavano insomma nei loro ambiti professionali di donne e hanno messo proprio insieme queste professionalità e anche la volontà di creare proprio un qualcosa di un luogo dedicato alle donne qui sul territorio di Ortona. Quindi poi da lì è nata, questa idea si è concretizzata nel 2 agosto 2012 in associazione e ad oggi insomma noi continuiamo a occuparci di donne e ci piace insomma definirci un po', no, come luogo altro dove le donne possono rivolgersi e in qualche maniera anche, no, riscoprirsi. Nell'associazione inoltre cerchiamo anche di portare un cambiamento culturale che ha proprio come base di partenza le pari opportunità e la parità di genere, che sono proprio i pilastri poi per avere più giustizia e più equità sociale nel mondo. E tutte queste attività le realizziamo, insomma questi obiettivi li realizziamo sia attraverso l'attività del nostro centro antiviolenza che abbiamo inaugurato proprio il 14 febbraio del 2013 grazie alla vincita di un bando regionale, di un finanziamento regionale che abbiamo la fortuna ogni anno di vincere. E quindi nel centro antiviolenza noi accogliamo donne di tutte le età, di tutte le nazionalità, senza nessun tipo di discriminazione o altro, che arrivano chiedendoci un aiuto perché vivono appunto una situazione di violenza domestica, maltrattamenti in famiglia, violenza psicologica, fisica. E all'interno del centro antiviolenza abbiamo un'equipe tutta al femminile composta da operatrici che psicologhe, assistenti sociali, pedagogiste, che oltre ad avere insomma le competenze, le professionalità dovute al loro percorso di studi e esperienze, hanno una precisa formazione proprio nel contrasto alla violenza sulle donne, quindi sono in grado di costruire dei percorsi di uscita con le donne, proprio tesi alla loro autodeterminazione, perché quando le donne arrivano al centro antiviolenza sono totalmente perse, annullate da anni di violenza, e quindi quello che le operatrici fanno è proprio quello di rimetterle al centro, di riscoprire poi insieme a loro quelle che sono le loro risorse, le loro capacità che ci sono sempre state, ma appunto, no, la violenza le ha oscurate. E di, come dire, rileggere insieme il loro vissuto fino a quando appunto le donne rimettono al centro loro stesse e quindi riprendono in mano la situazione, diciamo la loro vita e la ricostruiscono molto più delle volte con i propri figli. Dal 2013, ottobre 2013, abbiamo veramente il grandissimo privilegio di avere questa convenzione con la ASL 02 che ci ha permesso l'apertura dello sportello Bernabeu, che è stato il primo sportello codice rosa in Abruzzo, un po' una sorta di progetto pilota, e poi il Renzetti a Lanciano, più recente nel 2018, e nel corso di questi anni sono stati aperti altri sportari territoriali su Torino di Sangro, su Tollo, su Fossa Cesia, che in qualche maniera sono un po', no, satelliti del centro, svolgono proprio un'attività di informazione del territorio, di sensibilizzazione del territorio, ma anche di prima accoglienza, di informazione di quelle donne o persone insomma. Attualmente quindi l'area che voi vigilate, date la vostra assistenza, quindi qual è? Allora, noi abbiamo la nostra sede centrale qui ad Ortona, ma operiamo anche nei comuni di Fossa Cesia, sul Lanciano, Torino di Sangro, Tollo, e in più diciamo che i centri antiviolenza non hanno una competenza territoriale, quindi le donne possono rivolgersi al centro antiviolenza che reputano più vicino a loro o che comunque insomma le ispira più fiducia, le fa sentire più tranquille. Quindi si può dire che abbiamo una competenza, diciamo, regionale, se non addirittura nazionale, perché c'è capitato di donne che si rivolgessero a noi da fuori regione. Vedo un cartellone e qualche attività che avete svolto?
Sì, questa diciamo che è l'altra anima dell'associazione, perché oltre che il centro antiviolenza, gli obiettivi di cui vi parlavo prima li portiamo avanti e li, come dire, cerchiamo di raggiungerli attraverso tutta una serie di attività di informazione, di sensibilizzazione del territorio, veramente a 360 gradi. E quello che vedete qui è proprio il risultato di un'attività di sensibilizzazione che abbiamo portato nelle scuole, scuole superiori, domani saremo nelle scuole medie. Questa mattina siamo state nelle scuole elementari e con i ragazzi facciamo proprio un lavoro di, decodificazione, di lettura della violenza, a partire da quello che sono la sua radice, le radici culturali. Quindi parliamo di stereotipi, di discriminazioni, con loro ragioniamo di parità, ragioniamo appunto sul linguaggio, sui luoghi comuni e su quanto questo poi ci influenzano, guidano. E da lì insomma cerchiamo di instaurare questo cambiamento, perché poi la violenza sulle donne è un fenomeno culturale, quindi bisogna partire da lì. Nel vostro centro passano tante storie, belle e brutte. La più brutta qual è stata? Questa è una domanda interessante, in realtà, a cui in realtà non saprei rispondere con precisione, perché ogni storia che arriva insomma al centro ha la sua bruttezza e allo stesso tempo la sua bellezza, e sicuramente ci sono momenti difficili. Più che storie brutte, mi piace parlare di momenti difficili che insieme alle donne affrontiamo all'interno del centro antiviolenza, quei momenti in cui appunto le donne continuano a sentirsi in colpa, responsabili di quello che gli accade, che gli sta accadendo, perché appunto è quello che poi si sentono dire quotidianamente dall'uomo maltrattante. Lì sono momenti molto delicati, dove comunque a livello proprio umano ti trovi a dover doverti proprio confrontare alla pari con una donna, con un visto diverso, con un punto di vista diverso, e questi sono sicuramente insomma i momenti più complessi, quando una donna ti dice no, forse magari non ci vediamo la prossima settimana, ti ricontatto io. Quelli sono i momenti più complessi, più difficili in un percorso. Però qualcosa di bello alla fine c'è stato, una storia a lieto fine? Sì, per fortuna abbiamo tante storie a lieto fine nel nostro centro. Queste purtroppo non fanno mai notizia nella cronaca quotidiana, però molte delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza e nello specifico poi al nostro centro ce la fanno ad uscire, e sicuramente il momento più bello è quando la donna torna, richiama oppure torna proprio fisicamente al centro antiviolenza dopo mesi, anni che è andata via, e ti racconta quello che fa. In particolare una storia che proprio mi è rimasta a cuore, mi è rimasta proprio dentro e tuttora insomma mi emoziono quando la racconto, è la storia appunto di questa donna che ha subito maltrattamenti, violenze, privazioni di ogni tipo da parte del marito, e attraverso appunto un percorso all'interno del centro antiviolenza, un lavoro di rete con le forze dell'ordine, i servizi sociali qui sul territorio, ne è uscita fuori, e dopo anni è tornata al centro antiviolenza e ci ha raccontato il fatto che appunto lei è riuscita a realizzare quello che era stato sempre un suo sogno, ma che gli era stato praticamente impedito di realizzare, quello di aprire una piccola sartoria. Quindi lei adesso insomma è una sarta, la sua attività, ed è insomma adesso sta lanciando addirittura una sua collezione. Quindi queste sono insomma poi le vincite di tutte, non soltanto della donna. E quindi anche una bella soddisfazione per il centro. E dal tuo osservatorio, dall'osservatorio di Donnè, i dati dell'area di riferimento sono in linea con quelle nazionali o c'è qualche differenza? Ci auguriamo in meno, ma dimmi un po', cosa si può rilevare nella nostra zona? Allora, nella nostra zona, diciamo che per quanto riguarda la regione Abruzzo, a livello diciamo di statistiche siamo, ahi noi, in linea con quanto il nazionale ci dice. Quindi anche qui in Abruzzo registriamo il dato appunto che una donna su tre, almeno una volta nella sua vita, ha subito una qualche forma di violenza. Una donna su tre?
Una donna su tre, esatto, quindi ci piace dire che un uomo su tre agisce violenza nei confronti delle donne, e nella maggior parte dei casi quest'uomo è il partner, l'ex partner, comunque insomma una persona all'interno della cerchia familiare, del contesto familiare della donna. Per quanto riguarda poi la provincia di Chieti, proprio in questi giorni, in occasione insomma della giornata del 25 di novembre, sono stati dati numeri, come di solito vengono sempre dati in questo periodo, per cui per esempio sulla la provincia di Chieti è risultata la provincia in cui c'è stato il maggior numero di richieste di donne ai centri antiviolenza. Nella regione Abruzzo, nella provincia di Chieti, sono 185 le donne complessivamente che si sono rivolte a uno dei centri antiviolenza presenti su questo territorio, nella provincia chietina, tra cui anche il nostro. Per quanto riguarda poi la realtà nostra ortonese, quest'anno ad oggi sono 33 le donne che si sono rivolte al nostro centro antiviolenza e hanno intrapreso un percorso di uscita. Un dato che abbiamo rilevato rispetto all'anno precedente, che è stato un anno un po' particolare con il lockdown e tutte le difficoltà che abbiamo avuto proprio nel contattare, nel comunicare e anche nell'incontrare poi fisicamente le donne a causa delle restrizioni per la pandemia e quant'altro, abbiamo registrato un aumento delle richieste di aiuto, per cui ci sono arrivate maggiori richieste e anche la pericolosità, il rischio a cui queste donne erano esposte ha raggiunto dei livelli molto più elevati rispetto magari a quelli che abbiamo registrato negli anni precedenti. Donne, cosa consiglia? Allora, noi quando parliamo insomma con le donne consigliamo appunto di denunciare. Denunciare non significa necessariamente rivolgersi in prima battuta alle forze dell'ordine, ma parlarne. Parlarne chiamando appunto il numero nazionale gratuito, il 1522, che è il numero nazionale antiviolenza, dove appunto può avere le prime informazioni riguardanti i centri antiviolenza e le case rifugio presenti sul territorio più vicino a lei. E di rivolgersi a un centro antiviolenza, perché all'interno di un centro antiviolenza può trovare quell'ascolto e quel supporto che le può, come dire, che la può rafforzare e che la può portare anche poi a fare una denuncia presso le forze dell'ordine. E inoltre poi ricordiamo sempre che c'è il numero di emergenza, il 112 con i carabinieri, che possono assolutamente contattare quando sono in una situazione di pericolo, di rischio, proprio perché loro possono intervenire e in qualche maniera bloccare, cristallizzare quello che sta accadendo, ed è una si va a creare una situazione, una sorta di apertura per le donne poi per chiedere aiuto a noi o ad altri, insomma, realtà del territorio. Grazie per il lavoro che fate.